gran soddisfazione. To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! E terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questo nuovo episodio del Diario di Bordo del Capitano, la rubrica che vi porta alla scoperta del vecchio mondo. Eh sì, finalmente, buonasera a tutti, l'avevo detto da un sacco di tempo, finalmente il vostro capitano Giacomo Uncino torna nel vecchio mondo e vi parlerà di uno degli eserciti più amati, ma forse più sfortunati e meno conosciuti del vecchio mondo, i famosi mercenari o mastini della guerra. Prima di entrare nell'argomento, vi anticipo già che l'argomento mastini della guerra sarà probabilmente diviso in due, se non tre video, data la mola di informazioni da riassumere. Ma prima ancora di iniziare, ci tengo a ringraziare due persone in particolare che mi hanno aiutato alla realizzazione di questo video, cioè il mio buon amico Antonio, also known as Fluid Artwork Lab su Instagram, che mi ha aiutato a recuperare il libro dei mercenari in italiano, copia fisica, un gioiellino meraviglioso, e anche uno di voi, voi della cricca del capitano, il buon Pietro Rossi, che mi ha aiutato con le informazioni aggiuntive sulle compagnie di ventura uscite successivamente al manuale di quinta edizione dei mercenari. Quello che voglio fare oggi in questo video è parlare molto, non tanto delle compagnie di ventura, ma della storia di Tilea e delle principali città del regno. Perché? Perché quando io mi sono affacciato per la prima volta a Warhammer, quindi fine quinta edizione, inizio sesta edizione, il manuale dei mercenari in italiano era già diventato introvabile e inizio di sesta edizione, col primo annuario, si ebbe la lista rivisitata dell'esercito, rivisitata, rivista e corretta da Alessio Cavatore. Una lista molto bella, molto caratteristica, non performante assolutamente, ma anche dove aveva, insomma, peccava un po' nelle informazioni di lore, peccava un po' nelle informazioni di ambientazione, perché erano state riassunte in maniera striminzita, senza fare menzioni, se non semplicemente nominandole, alla storia delle città-stato e alla storia della Tilea in generale. Sono state delle informazioni che solo più avanti nel tempo, dopo che erano già passati 3-4 anni che giocavo, che avevo iniziato Warhammer Fantasy, iniziarono a riaffiorare tramite giocatori veterani, il forum ufficiale GV e via dicendo. Visto che quindi è sempre stata bene o male un'informazione non alla portata di tutti, tranne ovviamente nell'ultimo periodo con le wiki e tutto quanto, ci tengo quindi a darvi queste informazioni. Per chi di voi non ha voglia di leggere ma preferisce ascoltare, per chi di voi non ha dimestichezza con l'inglese e preferisce avere le informazioni in italiano. Fatta questa doverosa premessa, direi che possiamo addentrarci nell'argomento. Come vi dicevo,
Parliamo quindi della Tilea prima di parlare dei mercenari. Tilea, che cosa sappiamo adesso di Tilea? Quali sono le informazioni di Tilea, dei Tileani e di come si sono venute a creare successivamente le varie città-stato, principati o repubbliche? Anche nella lore non ci sono informazioni dettagliate su come siano nati nel dettaglio, quando soprattutto a livello di anni, siano nati nel dettaglio i regni tileani. Sappiamo che la Tilea, prima dell'avvento dell'uomo, come tanti altri territori del vecchio mondo, era una colonia elfica, o c'erano diverse colonie elfiche, diverse città elfiche costruite nella zona dell'attuale Tilea. Con la guerra delle barbe e il successivo ritiro degli alti elfi dal vecchio mondo per rimanere a Ultuan, ovviamente tutte le città degli alti elfi cadono in rovina. Ma i commerci di alti elfi e di nani, comunque, anche durante i primi periodi dell'era dell'uomo, non si fermano. Abbiamo così, secondo una leggenda tileana, la popolazione tileana sembra avere origine da una città distrutta di nome Tilos, nata sulle coste o comunque vicino a quella che è il luogo inospitale noto come Palude degli Zombie, che successivamente poi verrà tra l'altro anche popolata dagli Skaven. Tilos la città, o Tilos come primo Tileano, insomma questa figura mitologica, quindi questo progenitore della razza Tileana, si stabiliscono in questa fantomatica città. Non mi sto confondendo, attenzione, l'antenato della civiltà Tileana e la prima città Tileana hanno lo stesso nome, Tilos. Iniziano ad avere degli scambi con gli elfi e man mano la società Tileana progredisce anche proprio il fatto di avere a che fare con gli alti elfi e con le navi elfiche, spinge fin dagli albori la società tileana ad essere ferrata e a basarsi specialmente sul commercio, non solo commercio di proprie produzioni, ma soprattutto di commercio come intermediario tra altri regni e soprattutto tra la razza elfica e la razza nanica. Passa comunque il tempo, la società inizia a svilupparsi, ci sono, diciamo, diversi avvenimenti all'interno della storia di Tilea. Tilea per la maggior parte del tempo viene lasciata in pace dall'impero e da Bretonnia, cosicché in realtà la società tileana da sola inizia a svilupparsi e a sostanzialmente diventare molto più avanzata rispetto alle altre popolazioni umane del vecchio mondo, soprattutto per quanto riguarda architettura, tecnologia e costruzioni ed edilizia. Questo perché la maggior parte del tempo la società tileana rimane quasi indisturbata dalle influenze esterne, perché ci pensano già le guerre interne a movimentare la situazione. Uno degli eventi fondamentali della storia tileana avviene nel 475. Nel 475 del calendario imperiale, la Tilea viene invasa da una gigantesca orda di orchi che inizia a distruggere, probabilmente proveniente dai principati di confine, comunque dai monti, che inizia a distruggere, a mettere a ferro e a fuoco i vari territori dei principati e delle repubbliche tileane. Tutte le città esistenti all'epoca decidono di fondare una gigantesca alleanza e utilizzano i propri fondi per assoldare una gigantesca armata mercenaria che aiuti le forze tileane a scacciare l'orda di orchi. Il generale tileano, di cui non abbiamo il nome, che guida questo gigantesco esercito, sfrutta il tipico ingegno, la tipica furbizia tileana e riesce a capire, a spiare gli orchi mentre tra una battaglia e l'altra se le danno di santa ragione gli uni con gli altri.
il colpo di genio e decide di assoldare metà dell'orda orchesca per combattere l'altra metà. Senza quindi inutili spargimenti di sangue, grazie all'astuzia di Leana, l'orda di orchi praticamente si autosconfigge. Gli orchi che sopravvivono alla battaglia vengono assoldati come mercenari dalle altre città-stato e divengono così i primi reggimenti non umani di mercenari mai assoldati in Tirea. Perché questo evento è particolarmente importante? Perché dal 475, con quindi il reclutamento al soldo di quest'orda di parte di quest'orda di orchi, la mente dei mercanti tireani si apre e si rendono conto che non è necessario assoldare solo soldati umani, perché col giusto pagamento anche orchi, ogre, hobgoblin, nani e elfi possono svolgere il lavoro sporco. Dal 475 in poi inizierà quindi la tradizione tileana di assoldare compagnie mercenarie anche di razza diversa dagli umani. Perché la tradizione mercenaria è radicata all'interno della Tilea? Perché essendo uno stato, essendo un regno, essendo un territorio non unito ma diviso tra tanti principati e città-stato, spesso e volentieri, siccome ogni città-stato, principato doveva difendersi, per risolvere le dispute tra famiglie e mercanti, assoldavano sostanzialmente dei mercenari. Ricordiamoci sempre, come ho detto all'inizio, la città tileana si basa sul commercio, quindi parliamo di una società ricchissima dove i denari o i servigi per assoldare dei mercenari di certo non mancavano. Visto comunque la richiesta di mercenari, sempre più compagnie di ventura si recano a vivere, a cercare lavoro in Tilea, anche perché passando il tempo, soprattutto con le cose, per come vengono gestite le cose all'interno della società tileana, all'interno del governo delle singole città-stato, spesso e volentieri c'è bisogno di mercenari anche semplicemente per sedare le guerre tra due o più famiglie rivali all'interno di una città. Possiamo quindi dire che fin dagli albori della società tileana il commercio, ma soprattutto l'utilizzo di mercenari, diventa quasi parte della cultura. I mercenari non verranno mai solo esclusivamente utilizzati per delle guerre. Abbiamo esempi dell'ingegno e anche dell'abilità tileana che spinge questa popolazione a esplorare territori lontani dalla sicurezza, tra virgolette, del vecchio mondo. Abbiamo quindi Marco Colombo, che sarà colui che scoprirà il nuovo mondo, che quindi sarà colui che avrà il primo contatto tra vecchio mondo e umani tra umani del vecchio mondo e uomini di lucertola. Ci saranno altre spedizioni che arriveranno a scoprire il Katai e quindi creeranno la cosiddetta via della seta, che è uguale alla via della seta del nostro mondo, e da lì arriveranno anche i reggimenti di mercenari più esotici, come i cavalcalupi di Ogla Khan, come il Gazakan il Terrore Rosso o come gli ogre di Golgfang. Quindi vediamo che Tilea, nonostante sia uno stato piccolo, si apre ai commerci e all'espansione in tutti i regni del vecchio mondo. Le città-stato di Tilea sono numerose, il governo delle città-stato cambia molto spesso, ma adesso andrò a parlarvi di quelle principali, in realtà di quelle che sono rimaste fino, ahimè, alla fine meschina che Tilea ha fatto durante il periodo di End Times. Piccola parentesi, diciamo che
come esercito, i mastini della guerra, fin dalla loro creazione in quinta edizione, è sempre stato un esercito un po' bistrattato e sfortunato. Non ha mai avuto un grosso supporto dopo la sesta edizione, tant'è che in realtà in settima e ottava edizione, la GW smise di produrre anche nuovi reggimenti, nuove compagnie di ventura. E se vado a memoria, probabilmente loro army list rimane invariato dalla sesta edizione in poi, anzi mi pare che fine settima e sicuramente ottava non erano più possibile giocare gli eserciti di mercenari negli eventi ufficiali GW. Qui sto andando a memoria, quindi diciamo che fin dall'inizio è sempre stato un esercito come i Nani del Caos, che è partito sfortunato un po' perché era una cosa nuova all'epoca, quindi forse i giocatori veterani non erano abbastanza accoglienti verso questi nuovi eserciti, sia anche perché dopo un po' è venuto a mancare il supporto. Ma per fortuna diciamo che la fama e l'affetto dei giocatori verso gli eserciti dei mercenari, verso i mastini della guerra, è cresciuto nel tempo e non è mai scemato anche dopo la fine delle Cities of Sigmar. La fine del vecchio mondo di End Times. Io sono uno di questi, io sono particolarmente affezionato ai Mastini della Guerra, tant'è che rivedo, come ho già detto spesse volte, rivedo molti tratti dei Mastini della Guerra all'interno del libro Cities of Sigmar, e spero che questi tratti vengano mantenuti quando il libro Cities of Sigmar, da quello che sembra da Rumors, verrà espanso e comunque sostituito, si trasformerà nel libro delle Crociate dell'Alba, le Dawnbringer Crusades. Ma chiudiamo questa parentesi nei reami mortali, perché stiamo parlando di vecchio mondo, quindi veniamo alla ciccia. Parliamo delle città. Perché vi voglio parlare delle città? Perché vi ripeto, dalla sesta edizione in poi, a meno che uno non avesse il manuale di quinta edizione, non c'erano notizie sulle città-stato, sui principati di Tilea. Erano solo dei puntini, dei nomi strani, dei nomi folcloristici per noi che siamo italiani, anche divertenti, su una mappa rimpicciolita su un annuario. E io per anni ho detto, ma chissà, ma ci saranno delle informazioni, ma sono sicuro, ma non ho il libro di quinta edizione, dove le recupero? E siccome se magari ci sono ancora molti di voi che vogliono sapere di queste storie, ce n'è una che per me è favolosa tra tutte le città, adesso ci arriverò, seguitemi e vi aiuterò a scoprire la storia delle principali città-stato e principati, di Tilea. Parliamo quindi della, come prima città, della città di Tobaro, la mia preferita. Prima di addentrarci però nella storia della città di Tobaro, ci tengo a fare una precisazione. Fino ad ora mi avete sentito parlare di o principati o repubbliche. Qual è la differenza? Allora, il potere nelle città tileane è sempre in mano a una famiglia di mercanti. La famiglia di re mercanti più potente elegge un unico membro della famiglia che governerà l'intera città. Quando c'è un unico governante, questo viene nominato come principe della città e quindi si tratta di un principato. Quando invece abbiamo città governate da più rappresentanti di diverse famiglie di mercanti, abbiamo quindi un governo diviso fra più persone e si parla a questo punto di Repubblica Tileana. Oltretutto c'è questa tradizione estremamente folcloristica della vendetta alla Tileana. Le varie famiglie di mercanti sono quasi sempre in guerra tra di loro. È proprio per questo che appunto viene istituita come tradizione tileana quella della vendetta alla Tileana. Che cos'è la vendetta alla Tileana? È l'essere dei tileani ancora più rancorosi dei nani. Perché? Se un nano segna un rancore sul libro dei rancori, questo rancore rimarrà lì finché l'onta non verrà o lavata col sangue oppure pagata con altra moneta. In quel caso poi il rancore verrà depennato dal libro dei rancori. La vendetta tileana invece è
eterna. Quindi se una famiglia fa uno sgarro rispetto a un'altra famiglia, questa chiamerà la vendetta natileana e quel torto entrerà a far parte della storia della famiglia, diventando tradizione familiare e venendo passata quindi da generazione in generazione. Detto questa particolarità, voi potete capire come siano turbolente e come in realtà molte delle famiglie mercanti non vogliono che avere una scusa per attaccare il rivale. Spesso e volentieri la vendetta ancestrale alla Tileana è una di queste scuse, una scusa considerata plausibile. Detto questa piccola informazione, perché ci aiuterà quindi a capire anche come funzionano le cose all'interno delle città tileane, parliamo della città di Tobaro. La città di Tobaro è la città più vicina all'Estalia e sorge sulle rive del mare. Infatti negli anni è sempre stata oggetto di attacchi da parte di pirati, e durante le guerre arabe, l'invasione, o meglio il tentativo di invasione del sultano Jafar del vecchio mondo, la città di Tobarro è stata più volte assediata dalle flotte nemiche. Essendo però una città estremamente fortificata, non ha mai ceduto all'invasore. L'unico invasore che riesce a attaccare, a infiltrarsi, a conquistare Tobarro sono gli Skaven. Perché era così difficile dal mare conquistare Tobarro? Tobarro è una città estremamente fortificata che si pone su un'altura detta Acropoli, come l'Acropoli di Atene, e sorge sulle rovine elfiche. Su questa altura è costruito il palazzo del principe e tutte le mura vengono, la città e le mura di fortificazione si svolgono attorno a questa altura, il che lo porta comunque la città ad essere una situazione, una posizione sopraelevata che l'aiuta a respingere e anche a vedere anticipatamente l'assalto nemico via mare. Gli Skaven invece, come sappiamo, tutto fanno fuorché assaltare dal mare, quindi lì entrano dal sottosuolo, dai cunicoli all'interno dell'Acropoli, nella città di Tobarro, e scacciano la popolazione dalla città-stato. Il principe di allora, Meldo Mercelli, si reca dall'alleata città, la Repubblica di Remas, assolda un gigantesco esercito mercenario e scaccia gli Skaven, diventando quindi, facendo sì che la sua famiglia diventi la famiglia dei principi di Tobarro da quella vittoria fino a 300 anni più in là. Dopo 300 anni iniziano ad esserci delle lotte interne tra i vari discendenti di Marcelli che gettano un'ombra nefasta sulla popolazione, tant'è che tra la popolazione di Tobarro inizia a circolare questa diceria di una maledizione secondo il cui, visto tutto le guerre e l'assio tra le varie famiglie mercantili, tra i vari discendenti, colui che finalmente verrà eletto principe sarà destinato a una morte rapidissima e dolorosa. Per scongiurare questa maledizione, le varie famiglie, i vari discendenti in rotta, i discendenti litigiosi del principe, decidono di fare eleggere un maiale come principe, in modo che la maledizione si scagli su di lui. Ovviamente viene fuori che quella maledizione era tutta una fandonia e il maiale, noto come Porcello Primo, viene incoronato principe di Tobarro e rimarrà principe di Tobarro per ben 12 anni, perché le famiglie, onde evitare che una famiglia tentasse di prevalere sull'altra, fanno questa legge per cui il Porcello Primo non può essere, non deve essere ucciso. Porcello Primo durerà 12 anni, non morirà di morti naturali, ma morirà cadendo in mare, cadendo dalle mura dei muri di cinta di Tobarro mentre ispezionava l'esercito. Alla morte del povero Porcello Primo, in realtà tutti i vari discendenti di Marcelli che si facevano la guerra tra di loro, ne rimane in vita uno solo che, essendo l'unico pretendente al trono, diventa il principe di Tobarro.
La città successiva di cui parleremo è la città, il Principato di Miragliano. Il Principato di Miragliano sorge in un luogo abbastanza inospitale perché sorge vicino alla famosa palude degli zombie di cui vi parlavo poc'anzi all'inizio del video. È una città che ha una storia particolarmente turbolenta, anche perché viene scossa, viene decimata nel 1812 da una pestilenza nota come la Morte Rossa, sparsa dagli Skaven, e soprattutto perché all'inizio cresce, rispetto alle altre città tileane, cresce, si espande in maniera casuale, fino a quando il principe Cosimo di Miragliano decide di affidare al genio tileano noto in tutto il vecchio mondo nonché creatore del carro a vapore Leonardo da Miragliano, decide di affidare il piano regolatore della città. Da quel momento in poi Miragliano cresce e prospera come una città ordinatissima dalle centinaia e centinaia di torri. Miragliano, tra l'altro, è anche il luogo di nascita non solo di Leonardo di Miragliano, ma di un altro personaggio famosissimo della storia tileana, Borgio l'Assediatore. Proprio per la vicinanza con le paludi degli zombie, la Miragliano è un po' un misto tra una Bologna e una Venezia. Bologna per via delle torri, Venezia perché Miragliano è piena di canali e canaletti che vengono spesso utilizzati come vie di movimento dagli abitanti della città. Leonardo Miragliano, grande genio, nel tempo fa costruire un sistema di chiuse per quanto riguarda i vari acquedotti della città, per evitare che i fiumi che scorrono, i canali, insomma, che scorrono tra le strade di Miragliano, si coprono, si riempiono di fango e quindi possono poi portare alla nascita di nuove malattie e un nuovo attacco di peste, di pestilenza, che è una cosa, diciamo, la pestilenza è un evento tragico e marchiato a fuoco nella storia della città. Essendo una città vicina ai confini, ai principati di confine, comunque vicina a Bretonia e all'impero, è una delle città tileane che viene più assediata dalle altre due grosse civiltà umane. Questo aiuta gli abitanti di Miragliano, chiamiamoli miraglianesi, a sviluppare un spiccato senso per le guerre di attrito e una spiccata specializzazione per gli assedi, cosa che culmina anche con il genio, l'acume strategico del noto Borgio l'Assediatore, principe di Miragliano. Le torri di Miragliano sono estremamente caratteristiche, anche perché, essendo costruite su un terreno morbido, tendono a, pur rimanendo in piedi grazie alle trovate di Leonardo da Miragliano, tendono a pendere in posizioni strane. È talmente particolare questo tipo di architettura che anche gli altri principi delle altre città italiane vogliono avere una torre pendente nella loro città. Perché? Perché fa bello, perché fa figo, perché se Miragliano ha tante torri pendenti, perché il mio principato, la mia Repubblica Tileana, non ne può avere una. Segno, tra l'altro, caratteristico, queste varie torri venivano spesso utilizzate da Borgio d'Assediatore per appendere i vari dissidenti interni o esterni che provavano a minare la sicurezza della città, del principato di Miragliano. I prossimi principati, siccome non hanno una storia molto dettagliata, dei prossimi principati ve ne parlerò assieme. Sono i principati vicini, amici nemici, di Trantio e di Pavona. Trantio è famosa perché, pur essendo un principato, adesso nasce come repubblica, perché il vecchio principe viene scacciato via dalla popolazione quando si instaura la Repubblica e viene in realtà, e il principe Orlando si rifugia a Remas. Da Trantio viene il famosissimo esploratore Marco Colombo,
tipo che verrà finanziato nella sua impresa di scoperta del nuovo mondo proprio dal principe esiliato. Quando Marco Colombo tornerà pieno di ricchezze dal nuovo mondo per ringraziare il principe Orlando, assolderà una gigantesca armata di mercenari per riconquistare Tranchio e scacciare via la Repubblica. Dato le sue gesta, Orlando successivamente nominerà Marco Colombo come principe di Tranchio. Grazie quindi alla guida di Marco Colombo, la ricchezza, i commerci con il nuovo mondo fioriranno a dismisura nella città-stato che, insieme alla vicina Pavona, si contendeva anche le rotte commerciali e il favore dei commercianti nani. Il favore e il vantaggio di avere i commercianti nani dalla propria parte spesso causava guerre tra la città di Tranchio e la città di Pavona. Guerre che però si finivano automaticamente nel momento in cui un terzo, magari invasore, provava ad approfittarsi delle inimicizie tra le due città per conquistare l'uno o l'altra. In quel caso lì la popolazione di Tranchio e quella di Pavona erano estremamente intelligenti da capire che bisognava fermare le varie futili divergenze e unirsi per scacciare il nemico. Tranchio oltretutto è famosa per un tipo di marmo sempre ben voluto dai nani ma anche dalle altre città tileane, che è quella del Trantino Venato. Pavona invece è famosa perché l'intera città è ricoperta di ponti sopraelevati che si passano tra i tetti delle case e anche più in alto, che permettono alla popolazione nobile della città di Pavona di camminare tranquillamente senza doversi mischiare con il popolo. La città di Remas è la repubblica più vecchia probabilmente dell'intera Tilea. È una città costruita, come tante città tileane, sulle rovine elfiche ed è nota per il gigantesco porto costruito dagli elfi in favore degli antichi abitanti di Remas, perché commerciavano in maniera assidua con gli abitanti di questa città, e infatti il porto è costruito in modo da poter dare passaggio agevole soprattutto alle navi elfiche. Un'altra caratteristica della città è un ponte sospeso e fortificato e anche praticamente tappezzato di abitazioni di nobili, che passa sul porto e collega i due quartieri della città. Perché vi nomino il porto? Perché il porto nel 1487 è oggetto di una battaglia famosissima per la città, per la Repubblica di Remas, che è quella, la battaglia del ponte fortificato. Nella battaglia del ponte fortificato una flotta di elfi oscuri tenta di saccheggiare Remas, ma l'esercito di Remas, noto già all'epoca per le enorme quantità di mercenari ma soprattutto per le enorme quantità di reggimenti armati della famosa picca tileana, arma praticamente imbattuta come arma di fanteria in tutto il vecchio mondo, l'esercito riesce a resistere fino a che gli elfi oscuri si accontentano dei saccheggi e della distruzione che è fatta e preferiscono tenere salva la vita e abbandonare Remas. Questo evento è importantissimo non solo perché dimostra la tenacia dell'esercito di Remas, ma crea anche le fondamenta per una vendetta tileana coi fiocchi verso l'intera razza degli elfi oscuri. Gli elfi oscuri sono una razza odiata da ogni singolo abitante di Remas. Remas, ovviamente, come altre città, non inizia come una repubblica, ma inizia come un principato. Ma il tempo delle grandi carestie, quando i principi dell'epoca tentano di fuggire col grano, sottraendolo alla popolazione, la popolazione si arrabbia, si rivolta e scaccia via i principi, fondando quindi una repubblica.
Remas, essendo una città enorme, spesso e volentieri è in contrasto con le altre città più grosse di Tilea, come ad esempio Miragliano, Lucini o Verezzo. Visto che ho parlato anche della storia, di come è nata la Repubblica di Remas, la Repubblica di Remas è anche un esempio di governo che funziona meglio degli altri governi delle altre città tileane. È una repubblica. La Repubblica di Remas si basa su un Consiglio dei 15. Il Consiglio dei 15 è un consiglio composto dai rappresentanti delle famiglie di mercanti più grosse e influenti della città. Ogni famiglia manda uno o più membri all'interno di questo consiglio. Di solito, se le famiglie quasi sempre sono 15, le più importanti mandano un membro a testa che forma il Consiglio dei 15. Ogni anno, a scelta completamente casuale, così vogliono far credere gli abitanti di Remas, di questi 15 vengono eletti 3 rappresentanti che fungeranno da governatori della città. Ovviamente questo sistema funziona fino a che non vengono a crearsi dei dissapori all'interno dei 3 governanti che sono in carica in quel periodo. Attenzione, i governanti durano un anno solo, l'anno successivo ne vengono scelti altri 3. Spesso e volentieri le dispute tra i 3 membri che governano la Repubblica di Remas, le dispute vengono fuori perché uno dei 3 prova a fare lo sgargiullo, come dico io, prova a fare il furbo e prova a proclamarsi principe di Remas, e quindi viene riempito di mazzate dagli altri 2 e delle altre famiglie di mercanti della città. Del Principato di Verezzo invece abbiamo poche informazioni. Quelle più esalienti sono che è una città che fa vanto della propria cinta muraria, una cinta muraria forse tra la più resistente, se non la più resistente, di tutti i principati di Tilea, tant'è che per paura che questa integrità venga minacciato, venga scalfita, le mura, nonostante la città ogni anno diventi sempre più popolosa, le mura non vengono mai toccate. Questo porta Verezzo alla caratteristica peculiare, unica di questo principato, di svilupparsi in altezza. Quindi visto che non possono allargarsi, gli edifici si sviluppano in altezza, quindi possiamo pensare che Verezzo sia una città con una sorta di grattacieli rinascimentali. Un'altra particolarità è che quando si fa l'elezione del principe viene assegnato un colore diverso a ogni famiglia, dopodiché si estrae un colore casualmente e la famiglia del colore corrispondente sceglie uno dei suoi membri e lo proclama principe della città. Questa particolarità ha creato nella popolazione negli anni diversi modi di dire divertenti legati appunto ai vari colori delle casate, che vengono oltretutto sfruttati come simbolo delle varie casate durante i giochi equestri tipici della città. È molto un'espressione tipica, ad esempio, un modo di dire tipico di Verezzo è: ah, maledizione, sono saliti al governo i verdi, saremo al verde, e altre, diciamo, facezie simili. Il Principato di Lucini cresce, si espande, si innalza vicino alle coste del Mar di Tilea, proprio per questo è una città costantemente, come Tobaro, assediata dalle flotte nemiche, ed è proprio per questo motivo, non potendo contare sulle mura inespugnabili di Tobaro, la città di Lucini ha sviluppato forse la flotta navale più potente della Tilea e forse anche la più potente, tra le più potenti del vecchio mondo. Viene storicamente fondata dai gemelli Lucio e Lucina con l'aiuto della popolazione elfica. Lucio e Lucina erano sostanzialmente i principi di una tribù di pastori che viene aiutata dagli elfi e si stabilisce in questa zona.
Ancometoparo, anche Luccini, ha un'acropoli su cui invece però di costruirsi il palazzo si innalza la città. E come abbiamo detto, i fondatori di questa città, secondo la leggenda, sono appunto i due gemelli, il fratello e sorella, Lucio e Lucina. Lucina dà il nome anche alla città ed è anche la divinità protettrice del principato. Lucio viene comunque considerato una divinità importante in egual misura alla sorella. È proprio per questo che di solito le dispute all'interno della città per il controllo non sono tra magari le varie famiglie mercantili, ma sono tra i discendenti di Lucina e i discendenti di Lucio. C'è da dire anche una cosa importantissima. Questo principato, Luccini, è noto per uno strano senso dell'umorismo, e l'umorismo è una cosa fondamentale non solo per la società di Luccini, ma anche per chi vuole governare Luccini. La storia del principato ci insegna che un principe decisamente arcigno o triste ha vita breve, e il popolo stesso che chiede che venga spodestato e spesso e volentieri viene ucciso da rivali o da spie, perché per Luccini, per il principato di Luccini, il principe, il suo governante, non può essere triste, deve avere senso dell'umorismo. Tant'è che se un nobile, un mercante, volesse concorrere all'elezione titolo di principe, una delle mosse politiche migliori per raccogliere il consenso della popolazione di Luccini è quella di far sparire, di uccidere, di mandare in rovina i propri avversari politici in maniera divertente. Una persona che dovesse riuscire a fare a compiere questa impresa guadagnerebbe l'assoluto appoggio del popolo di questa strana città stato, di questo strano principato. L'ultimo principato di cui vi parlerò, che in realtà è l'ultimo famoso di Tirea, è il mio secondo preferito dopo Tobarro, che è governato da Porcello I, cioè il principato incasinato di Sartosa, meglio noto come l'isola dei pirati, i famosi pirati di Sartosa. Anche questo nasce come rovina elfica, ma la popolazione che si stabilisce dopo gli elfi ha vita brevissima, perché viene completamente annientata da un assalto combinato, attenzione, di una flotta di elfi oscuri e una flotta di re dei sepolcri guidata da Settra in persona. Ora, non ho memoria e non so dirvi se questa cosa è stata poi cambiata nel PG di Re dei Sepolcri. Quando il libro dei mercenari è stato scritto, i Re dei Sepolcri all'epoca esistevano solo nel background e facevano parte in realtà del libro dei non morti di quarta, quinta edizione. E dopodiché si... sostanzialmente l'isola viene popolata da dei predoni norsmanni che iniziano a utilizzarla come base per lanciare le loro scorribande marittime in tutto il vecchio mondo e nelle città di Tirea. I norsmanni tengono insomma il possesso della città, dell'isola di Sartosa, fino alla sconfitta della battaglia navale di Capo Cinno, dove vengono sconfitti dall'esercito del principe di Luccini. Il principe di Luccini, dell'epoca, di cui non abbiamo il nome, sceglie una parte di superstiti in Norspagna e gli affida il governo di Sartosa come, tra virgolette, succursale del principato di Luccini. I norsmanni governano l'isola fino al 1240, quando l'isola viene assaltata durante le guerre di Arabia dagli arabi, che uccidono i norsmanni e prendono possesso dell'isola. L'isola rimarrà in mano agli arabi fino all'intervento della flotta di Luccini, guidata dall'allora principe Luciano Catena, che sconfigge definitivamente gli arabi e li scaccia, non prima che il sultano
della rabbia, non solo lasci a Sartosa tutte le ricchezze accumulate nel passato e dalle scorrerie degli arabi, ma lascerà a servizio obbligatoriamente del principe di Luccini il suo harem. Era composto da donne addestrate per la guerra. Quindi sostanzialmente erano delle ancelle combattenti, una cosa che piace tantissimo al principe di Luccini e che quindi le assolta come guardia personale. Dopo questa vittoria il principe di Luccini, Luciano Catena, nomina anche un reggente e trasforma Sartosa in un principato. Il principato in realtà durerà poco perché il principe messo lì dalla vicina città di Luccini verrà spodestato e la città andrà in mano definitiva, fino alla distruzione del vecchio mondo, in mano ai pirati. Perché? I pirati capiscono, che erano in realtà dei mercenari che erano già presenti all'interno dell'isola, che innanzitutto non ci guadagnano nulla ad essere al servizio di un unico principe, ma soprattutto è molto più remunerativo e meno pericoloso fare degli assalti pirati, rubare, assaltare le navi mercantili, piuttosto che accettare incarichi terribili pagati al soldo dei principi della città di Tirea. A questo punto i mercenari di Sartosa quindi decidono di farne un principato e Sartosa si trasforma in principato disordinato. Lo chiamiamo principato perché c'è effettivamente un principe dei pirati, ma è una persona che non ha vero potere politico. È lì più che altro ad elargire giustizia sommaria e a dividere casualmente, favorendo una volta uno e una volta un altro, il bottino dei pirati. I principi pirata hanno spesso vita breve, ad eccezione dell'attuale governante di Sartosa, che di cui non abbiamo il nome, la principessa dei pirati. Si dice che questa principessa dei pirati sia tuttora in carica perché è molto più crudele e violenta e cattiva dei suoi predecessori, quindi nessuno al momento prova a spodestarla, preferisce scegliere il male minore, quindi subire i suoi metodi e comunque godere di un governo più o meno stabile. Con questa siamo arrivati alla fine di questo video dei mercenari, che ci ha accompagnato nella scoperta di quella che è la storia, di quelle che sono le tradizioni, di quelle che sono le città di Tilea. Il prossimo video sarà incentrato sulle compagnie di ventura più famose, con un accenno di background più o meno di tutti, che verrà insomma riassunto per non fare un video di 50 miliardi di ore. Detto questo, ripeto, ringrazio nuovamente Antonio di Fluid Artwork Club e il buon Pietragora per l'aiuto che mi hanno dato per fare questo video. Ringrazio ovviamente tutti voi che mi seguite, che ci seguite, che ci supportate tutti i giorni. Se avete un amico che vuole saperne di più sui mercenari, che li ha sempre voluti giocare nel vecchio Warhammer ma che non ha mai avuto il libro di quinta, ma che non sa nulla e che vuole sapere delle cose, o se avete bisogno di informazioni per ambientare una campagna di Warhammer Fantasy Roleplay in questo luogo meraviglioso, spammate questo video. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle nostre nuove uscite. E anche questa volta, stavolta non dai reami mortali, ma dal vecchio mondo, dal vostro capitano Giacomo Uncino, è tutto e alla prossima. Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto, ho sbagliato perché non ho le cuffie. Marinai e terraioli, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questo nuovo episodio della rubrica del capitano, la rubrica che vi porta
alla scoperta e ho sbagliato dentro.